Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi del libro Miracle Morning e di come appunto ho trasformato la mia vita prima delle 8 del mattino. È un libro che volevo leggere da tanto tempo, diciamo non per moda, ma perché io sono una persona che si è sempre svegliata molto presto, circa alle 5, cioè proprio io ho l'orologio biologico che alle 5 mi fa svegliare, quindi alle 5 del mattino non riesco più a dormire. Alle 5 del mattino non riesco più a dormire. Però volevo cercare di capire come sfruttare meglio il mio tempo, visto che comunque io mi sveglio sempre alle 5 del mattino, a volte anche alle 3, però poi mi riaddormento in quell'ora, cioè in passato, però non capivo come sfruttare bene quel tempo perché pensavo che svegliandomi alle 5 fossi un po' addormentata e che quindi in realtà era tempo sprecato che stavo togliendo al mio sonno senza combinare nulla. Però ho visto diverse recensioni di questo libro che spiegava appunto come fare, come alcune persone che dormivano anche fino a mezzogiorno, che per me è una cosa improponibile, riuscivano a svegliarsi alle 5, alle 4 del mattino e fare una loro routine per raggiungere i loro obiettivi e quindi ho voluto provare anch'io a leggerlo. Allora, vi dico che l'ho letto praticamente, cioè mancano i ringraziamenti finali che non mi interessano, l'ho letto una settimana fa al mare e già dal mare ho provato a svegliarmi alle 4 del mattino. Voi direte, tu sei matta? In realtà no, perché comunque sembra assurdo, ma avete molta più energia. Dopo vi dirò anche che cosa faccio io nella mia routine. Questo libro è stato scritto da Al Elrod. Io non so mai pronunciare molto bene i nomi delle cose, o i nomi in inglese, o i nomi in altre lingue, perché sono italiana, italo-olandese, ma appunto non è un nome olandese, quindi non so pronunciarlo. Diciamo che appunto mi è stato molto utile e ve lo consiglio se anche voi o dormite troppo o avete la sensazione di non riuscire mai a fare tutto quello che volete fare nella vostra giornata. Io che sono una che vuole fare 342.000 cose in un giorno, spesso mi ritrovavo la sera dicendo devo fare questo, devo fare quello, mi piacerebbe fare questo ma non ho tempo per farlo. In realtà il tempo ce l'avevo, ero io che mi svegliavo troppo tardi o che lo buttavo. Quindi la prima cosa che consiglia questo libro per non perdere tempo e fare tutto e svegliarsi immediatamente è appunto, vabbè, io ho puntato la sveglia alle 4 del mattino e l'ho messa lontana dal letto così mi devo alzare per forza e non posso rimandarla, che era una delle cose che io facevo spesso quando provavo a svegliarmi in un modo programmato e non in un modo in cui era il mio corpo che decideva di svegliarsi. Quindi mi devo alzare dal letto, andare a fare tic, poi vado a bermi un bicchiere d'acqua fresca perché ho sete in realtà, perché lui dice che perché siamo disidratati bisogna bere, ma in realtà io che bevo già tantissimo, perché proprio nella mia dieta, nel mio piano alimentare c'è un sacco d'acqua, io bevo, ma bevo perché ho proprio sete, e poi vado a farmi una doccia. Una doccia cerco di farla fresca in modo tale che mi sveglio bene. Dopodiché io in realtà, prima di farmi la doccia, in realtà subito dopo aver bevuto l'acqua, io faccio, solitamente faccio dei circuiti, li ho sempre fatti, però anche qui a volte non capivo quando era meglio farli durante la giornata, quindi a volte mi ritrovavo a farli tipo alle 11 di sera, a volte tipo alle 10 del mattino, però alle 10 del mattino avevo anche il lavoro da fare, quindi era un casino. È un modo per mettere un po' in ordine tutte le tappe della giornata e arrivare alle 8 o alle 9 pronti, rilassati, riposati, lavati, puliti, che ci siamo già allenati, che abbiamo già fatto la skincare e tutto quanto. Quindi subito dopo, poi mi piacerebbe anche fare un video dove vi registro proprio quello che faccio. Subito dopo essermi allenata faccio la doccia e la colazione la faccio ore e ore dopo, infatti lavo i denti, faccio la doccia, dopodiché
Cosa faccio? Io solitamente, già avendo visto The Secret un anno fa, ho la mia vision board e quindi faccio meditazione, visualizzazione, vision board. Per chi non sa di che cosa sto parlando, ne parlerò meglio in un altro video se vi interessa. Comunque, se cercate su Google vision board The Secret, vi usciranno sicuramente un sacco di idee e capirete. In poche parole, la vision board è una specie di lavagna dei sogni dove dei desideri, dove voi attaccate le cose che volete raggiungere per averle sempre davanti e ricordarvi quali sono i vostri obiettivi. Funziona molto bene, almeno con me. Io ho raggiunto praticamente quasi tutto e appunto bisogna visualizzare queste cose, essere positivi e mettersi anche in moto all'azione per raggiungerle, ma questa cosa la spiegherò in un altro video, quindi faccio la vision board, come spiega anche il libro, faccio meditazione, visualizzazione, affermazioni. Subito dopo, a seconda dei miei appunto obiettivi, cerco di mettere giù un programma prima delle 8, quindi in queste cose le faccio dalle 4 alle 4:50, a volte 5, dipende quanto tempo ci metto a fare allenamento più che altro e a farmi la doccia, asciugarmi i capelli. Dopodiché passo a fare degli step che ho suddiviso per raggiungere i miei obiettivi, quindi ad esempio se voglio incrementare. Quindi, ad esempio, se ad esempio io voglio incrementare un... non so dove andare, voglio incrementare... sono sul tapirulan, cioè sono in piedi sul tapirulan perché qui c'è un'ottima luce. Se voglio incrementare, ad esempio, non lo so, delle vendite, farò 10 minuti di telefonate o di mail. Se voglio fare, che ne so, qualsiasi cosa, se voglio finire un libro, iniziare un libro, se voglio appunto avere degli addominali più scolpiti oppure, che ne so, qualsiasi tipo di desiderio che avete, lo suddividete per un anno in 10 minuti al giorno, ogni giorno, e vi assicuro che arriverete al vostro obiettivo. Perché, ad esempio, se faccio esercizi mirati per gli addominali 10 minuti al giorno tutti i giorni per un anno, è chiaro che a fine anno avrò i risultati, ma anche prima, perché ovviamente la costanza premia sempre. E questo libro ci tiene molto a sottolineare questa cosa, che appunto la costanza premia sempre, i propri obiettivi, i propri sogni si possono benissimo raggiungere, perché ovviamente non tutti hanno un sogno che è la stessa cosa del loro lavoro. Cioè, non è che ad esempio se voi volete gli addominali mentre siete in ufficio, assunti dal vostro capo, potete mettervi in ufficio a fare gli addominali all'8 del mattino per averli a fine anno. Quindi, chiaramente, come dice questo libro, vi dovete svegliare molto prima per poter mettere in atto e in moto tutti i meccanismi per i quali riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. È molto carino come libro, The Miracle Morning, perché appunto è davvero un miracolo della mattina, cioè voi vi svegliate prima e fate le vostre cose. E a parte che avrete molto più tempo e vi sentirete più tranquilli perché sapete che in realtà vi alzerete, io addirittura mi alzo solitamente 5-6, prima delle 8, se io mi alzo alle 4 mi alzo molte ore prima, quindi ho molto più tempo in una giornata per fare tutto quello che voglio raggiungere. Vi ricorda anche che oltre alla determinazione, ovviamente l'impegno, come sempre, è molto importante ricordarsi che la via più facile non è la via migliore o giusta. Quindi vi ricorda anche che alzandovi prima avrete più tempo e quindi potrete realizzare i vostri obiettivi in modo concreto, reale. Cioè, se io voglio perdere peso, magari mi preparo, mi sveglio prima e mi preparo una colazione sana o magari il pranzo e la cena per tutto il giorno, gli spuntini sani se non ho tempo di farlo durante il giorno, ad esempio, poi mi allenerò. Però non è che tipo, prendendo come abitudine, perché alla fine questo libro vi aiuta a creare delle abitudini sane, quindi alzandovi prima vi fa creare prima l'abitudine dello svegliarvi presto, poi di fare tutti gli step che avete programmato. Ovviamente vanno programmati, non ci si può svegliare e fare cosa alla cieca perché non funzionerà molto bene. Quindi voi sicuramente saprete appunto che cosa dovete fare e creare delle abitudini sane, appunto ci vogliono dai 21 ai 30 giorni per iniziare a creare un'abitudine sana, abbandonare quelle vecchie come appunto vi stavo dicendo, creando abitudini sane voi riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Quindi, ovviamente creando un'abitudine sana, voi non incapperete in quelle abitudini cattive che vi hanno portato ad essere come siete ora,
magari a voler cambiare qualcosa di voi. Perché solitamente, ad esempio, sul peso è perché mangiate male, solitamente fate poco movimento. Quindi questo, aia, questa è la solfa. Aiuta molto davvero a raggiungere quello che volete, a migliorare la propria vita e anche a non avere la sensazione di sbattere via un sacco di tempo in cose totalmente inutili, perché appunto se avrete magari tempo quando avete fatto tutte le vostre cose, ok? Però solitamente cercherete di stare dietro al tempo e di fare tutte le cose giuste e corrette che appunto vi consiglia il libro, ma anche i vostri obiettivi. Alla fine 10 minuti al giorno, se ci svegliamo alle 4 e facciamo 4, 5, 6, 7, 4 ore diviso 10 minuti, cioè e appunto prendiamo gli step di 10 minuti, quante azioni possiamo fare che non sono lavorative, che non sono ordinarie, che sogniamo? Tantissime, cioè potremmo fare penso più di 30 azioni in 10 minuti per 4 ore, quindi basta non perdersi via a fare altro. Quindi sì, consiglio questo libro. Poi se volete vi farò una review più approfondita per vari temi e vi riprenderò anche la mia giornata, però fatemi sapere voi che cosa volete vedere. Ho anche altri libri carini da recensire. Sì, mi sveglio alle 4 da una settimana, quindi non ho finito i 21 giorni, sono molto più carica, più energica. Mi sono truccata questa mattina alle 5 e 10, ora sono le 6 e 50, quindi è prestissimo e io sto facendo quello che voglio e la sensazione più bella è quando la sera arrivate e avete fatto tutto quello che volevate fare e non avete perso tempo inutilmente. Consiglio questo libro? Assolutamente sì, costa 14,50 euro, ma li vale tutti perché alla fine davvero vi risolverà la vostra vita. E se volete, nello specifico lui parla appunto di lavoro, soldi, vita sentimentale, poco, salute, eccetera. Quindi se volete che affronti una di queste tematiche specifiche, fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere se avete letto questo libro, che cosa ne pensate, se vi ha aiutato o se non vi ha aiutato. Ho letto diverse recensioni contrastanti, discordanti. Con alcune concordo, con altre per niente, però visto che è famosissimo, è molto importante consigliarvelo perché a me ha cambiato la vita, quindi spero che la cambi anche a voi. E nulla, questo era il video di oggi, un po' improvvisato, sono tornata dal mare. Volevo ringraziare tutte quelle ragazze che mi hanno fermato a Cesenatico, oltre a una ragazza in hotel ce ne sono state tantissime in spiaggia e appunto la sera quando uscivo. E non sono ancora abituata a tutto questo affetto, anche se mi fa molto piacere chiaramente, però io sono ancora un po' scioccata perché non so, e a volte quando facciamo video non pensiamo, cioè dimentichiamo che ci sia realmente qualcuno dall'altra parte interessato a te e quando ti fermano e sanno tutto di te, tutto quello che tu hai raccontato, ci rimani molto bene chiaramente. Io molto timida che dicevo wow, quante ragazze che mi stanno fermando, però ero molto contenta chiaramente. E nulla, sto per cadere dal tapirulan, vi mando un bacione, aiuto, e noi ci vediamo al prossimo video che sarà stra presto, domani ovviamente, tutti i giorni escono i video. Devo riprenderci un po' la mano perché tutti i video che avete visto fino a ieri erano tutti precaricati, quindi devo riprendere la mano. Nulla, quindi vi consiglio The Miracle Morning, leggetelo, leggete anche qualche recensione se magari non siete ancora sicure di comprarlo, vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!